Tony, da dove vuoi cominciare? Le tue sensazioni, innanzitutto come si sta a Miami in questo periodo? Miami bene, oggi siamo arrivati a 24 gradi, quindi è un po' freddino per noi, però si sta benissimo, senza umidità si muore. È freddo, sì sì, abbiamo la giacchetta, freddo, 24 gradi, bene, perché si respira l'aria di calcio. Sono andato ieri, due giorni fa, a guardare la partita tra le leggende di Ronaldinho e le leggende della Conmebol. Ho visto Zanetti, Higuain, quindi è un po' il centro del mondo per il calcio, Miami. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. No, è incredibile, perché poi nel periodo che io ci vivevo, tra il 2008 e il 2009, Miami non aveva neanche una squadra di calcio. C'era stata in passato quella di Romario, adesso ce ne sono addirittura tre. La tua, quella di Beckham e quella di Silva. Quindi sono quella di Nocerino, sì. Ah, ok. Quattro, quindi? Ah, no, Nocerino è il nuovo allenatore del Miami FC, della squadra di Riccardo Silva, Antonio Nocerino. Ah, ok, ok. Ok, quindi sono tre squadre, poi ovviamente quella più blasonata è quella, certo, di Leo Messi, Busquets, Jordi Alba. E forse Suarez. E adesso anche Suarez, che poi la notizia di Suarez è clamorosa, perché se ne parlava da un po' di tempo, però per assurdo lui, dopo l'ultima esperienza al Gremio, aveva parlato addirittura di un ritiro dal calcio, perché poi ha un problema comune a quello che era avvenuto anche a Batistuta prima di ritirarsi. Quindi una Miami che respira calcio, una Miami che a distanza di anni rispetto a quella che ho vissuto io è molto cambiata. Che tutte queste cose che hai menzionato ci sono ancora, alcune anche all'ennesima potenza, però ora si è entrato prepotentemente il calcio. Oggi hanno fatto i sorteggi della Coppa America che si giocherà negli Stati Uniti, e la finale sarà a Miami l'anno prossimo. Quindi oggi hanno fatto i sorteggi, la sede della CONCACAF è qui, la Conmebol, l'Argentina sta aprendo come una Coverciano qui a Miami, e veramente sarà, nei prossimi anni sarà proprio il centro del calcio. Il calcio è cresciuto molto a livello tattico, tecnico, non è come il calcio europeo, quindi chi vuole fare le comparazioni, i paragoni, non può farle, però io credo che in 10 anni l'MLS si potrebbe stabilizzare tra le prime 8-9 leghe del mondo. Di questo sono d'accordo anch'io, perché poi soprattutto dall'avvento di David Beckham a Miami l'MLS ha avuto un impatto ancora più importante, perché poi non è l'MLS di quando lui giocava nei Los Angeles Galaxy, dove praticamente c'erano proprio difficoltà, perché lui crossava e in mezzo non si trovava nessuno, perché non aveva i compagni che aveva Real Madrid dal Manchester. Adesso il livello sia della nazionale che del campionato è notevolmente cresciuto, quindi parliamo di tutt'altra storia, passi da gigante. Poi gli Stati Uniti ci lavorano da anni da questo punto di vista, però nonostante questo ci sono anche degli scontenti, perché poi la domanda che ti voglio fare, perché poi non c'era niente di programmato, perché invece, anche se lì si parla di Canada, ma sono associati all'MLS invece sia Bernardeschi che Lorenzo Insigne, che sembra che voglia soprattutto tornare in Italia, loro invece non si sono riusciti ad integrare in questo mondo. A tuo giudizio, perché non è scattata la scintilla tra Bernardeschi e l'MLS e tra Insigne e l'MLS? Ti do un piccolo retroscena. Prima il coach del Miami United ha giocato a calcio nel New York Cosmos con il presidente di Toronto. E il presidente del Toronto gli disse: guarda, stiamo prendendo Insigne, che ne pensi? Il coach, ovviamente anche io ero lì, gli abbiamo detto: guarda, Insigne è un giocatore che comunque ha giocato solo in Italia, specialmente solo al sud, magari l'esperienza in Canada sarà difficile, perché poi il Canada, Toronto non è Miami, una città latina, una città con caldo, un po' più vicina a Napoli, però lui era tutto entusiasta della coppia, anche Cristiano andò. Secondo me a livello mentale e a livello anche pratico, mi ricordo che Giovinco diceva che le trasferte che si facevano tutti in aereo erano totalmente disorganizzate rispetto alle trasferte italiane, e io credo che soprattutto il calciatore italiano è abituato, anche se poi Giovinco ha fatto benissimo a Toronto, è un idolo lì, però era molto critico, era 5 anni fa, sull'organizzazione del calcio americano. E un giocatore come Insigne e Bernardeschi, soprattutto, che vengono dalla Juve, dal Napoli, dal top club europei, italiani, soffrono, anche perché secondo me non sono andati con la giusta mentalità, secondo me pensavano che fosse più semplice, e addirittura un paio di settimane fa abbiamo visto un video nella rete che Insigne in tribuna a Toronto
è un tifoso che lo criticava, cose impensabili. Quindi il calcio americano, anche questo ora, è un calcio che si sta allineando agli standard degli altri paesi. Quindi non puoi andare mentalmente moscio. Assolutamente no, ma questo non lo dovresti fare a prescindere, perché poi quando sei lautamente pagato devi anche onorare il tuo stipendio e chi sta investendo su di te. Allora, parola a Davor Milite, a Salvatore Boemi, chi vuole cominciare domande per Toni Diafrate, perché adesso abbiamo aperto anche l'argomento MLS. Sì, allora, perché a me adesso onestamente mi intriga, sai che sono stato in America però dall'altra coast, quindi la West Coast, e allora, ti voglio fare due domande. La prima è, come ti spieghi il fatto che adesso tanti giocatori americani stiano approdando in Europa, mentre prima fondamentalmente il Landon Donovan della situazione era una tantum? E la seconda, che cosa ne pensi di Julian Hall? Ok, stavo rispondendo in inglese. No, no. Vabbè, allora, traduco io, so, allora. I calciatori americani ora, io secondo me sono al livello che loro possono essere in un roster di una squadra europea. Poi, se parliamo di top squadre italiane o europee, secondo me non c'è nessun americano che possa essere in questa categoria. L'abbiamo visto vicino con Reynolds per la Roma, che è stato un movimento di marketing più che altro. Lo stiamo vedendo con Pulisic. Pulisic è un ottimo giocatore, diciamo, il talento è la stella degli Stati Uniti, però non è un giocatore che ti fa la differenza, che ti fa vincere le grandi partite. Questo a mio avviso. Per quanto riguarda i giocatori più giovani, come tu hai menzionato, ci sono un paio di giocatori che sono sui radar delle squadre europee che possono crescere grazie agli allenamenti delle squadre europee, grazie alla conoscenza tattica degli allenatori europei, che è quella che manca qui, soprattutto nelle accademie. Io il nome che ti faccio è un giocatore del Kansas City, si chiama Conway, è un attaccante. Secondo me è un attaccante moderno, un bel fisico, un 9, molto mobile, molto agile, tecnico. Tatticamente deve imparare, perché ovviamente a Kansas City la tattica non è come quella italiana. Secondo me potrebbe avere un buon futuro anche per la nazionale. C'è Riccardo Pepi che è già in Germania. Però il problema, Sì, ragazzi, di fondo è che un giocatore americano, se lo trasportiamo dal Dallas FC alla Juventus, al Milan, all'Inter, alla Lazio, alla Roma, soffre l'adattamento, perché non è un talento puro come può essere un talento argentino o un talento brasiliano. Quindi deve essere lavorato a livello tatticamente. Però ora, come tu anche se poi io dicevi, sono Davo. stupito in tal senso magari dai talenti canadesi, che magari nel complesso come nazionale valgono meno degli States, però Jonathan David e Alfonso Davis, parliamo di due top player Sì, invece. lì c'è Sono una anche un tantum. fattore immigrazione molto importante, perché sono tutti e due di origine africana, quindi c'è un grande fattore immigrazione. Non sono canadesi, diciamo che sono 100% canadesi, diciamo. C'hanno questo background africano che aiuta molto. Però diciamo che manca il talento puro, come possiamo averle nelle nazionali sudamericane, nella Colombia. Un colombiano che lo prendi dal Deportivo Cali, lo porti in Italia, si adatta, è un talento più puro. L'americano è un talento un po' più costruito, non c'è il talento che ti fa la giocata alla James Rodriguez quando era in auge. Però, come hai detto tu, Davolo, prima era Mamma il mia, Landon Donovan. mi hai toccato le corde del cuore, uno dei miei più grandi rimpianti da tifoso del calcio. Che, Sì, cioè, è. non dico talento sprecato, perché poi alla fine ha anche vinto, però quanto ci avrebbe potuto deliziare. Il Real Madrid per lui è stata una rovina. Salvatore Boemi, poi non so se volevi aggiungere qualcos'altro, Tony, poi ho anche una No, domanda dicevo, io come ha per. detto Davor, che prima era Landon Donovan, era l'emblema. Ora abbiamo tantissimi giocatori che giocano in Europa, però diciamo che ancora non ci sono quei giocatori che diciamo, ah, lo vorrei nella mia squadra. Non credo che qualcuno di voi vorrebbe un giocatore nella sua squadra americano. Io Hall, cioè, quantomeno per Tu lo curiosità, prenderesti? no, no, per curiosità,
col calcio italiano, poiché che sia con l'Hellas Verona o che sia con il Milano, l'Inter, la Juve Primavera, mi interesserebbe. Così, perché poi ne avevo visto un altro, c'era un centrocampista, sembra che giochi in nazionale con Hall, porca trota, non mi ricordo, un Un centrocampista centrale. biondino. Vabbè, poi c'è Reina del Come? Borussia che mica è male, No, Reina, sì, Reina è già più affermato. Reina è più affermato. Sì, Aspetta, che però c'è non più sono Donnarumma giocatori, come hai detto tu, lo in... vorresti bene in un Verona, in un Genoa, ma non in una squadra di primo No, no, no. livello, credo. No, semplicemente sarei curioso di vederlo qui, in Italia. Il livello è presto, cioè, nel senso, io per quanto conosco Julian, deve ancora un attimino, secondo me, costruirsi a livello mentale, cioè, nel senso, Sì. insomma, c'è 15 anni, è giovanissimo, cioè che può essere un fenomeno, però, nel senso. Ho visto, cioè vedo delle potenzialità in Julian, però deve essere un diamante grezzo, come dire, deve essere focalizzato su un certo tipo di cosa. Cioè lui nel calcio statunitense fa un po' tutto, un po' niente. E questo è il Un po'. problema, ecco perché secondo me il passaggio non deve essere, come hai detto tu, non può essere calcio statunitense top club italiano, ma una via di mezzo, Genoa, Verona, Sassuolo, Fiorentina, no, cioè Fiorentina già è troppo secondo me, senza pressioni, capire il calcio europeo, calcio italiano e poi lì possiamo vedere se c'è veramente talento per una top Però league. diciamo che secondo me noi, Dajas, Tony, la verità sta un po' da nel mezzo, PSV. perché prima Sì. abbiamo nominato Pulisic, ma prima, una quindicina di anni fa, era lontanamente inimmaginabile pensare che gli Stati Uniti potessero produrre anche giocatori così, perché poi non dimentichiamoci, Pulisic ha anche vinto una Champions col Chelsea, poi ha avuto annate un po' a rilento, però lui è Dortmund, quindi quando tu vai di giocatori buoni, magari non fenomeni, già è un passo in avanti rispetto a quello che c'era prima. Salvo, parola a te, visto che non hai ancora parlato in tema MLS e quant'altro. No, io ho ascoltato con molto interesse le parole di Tony e ovviamente davo le tue. Ma io sono d'accordissimo con quello che ha detto Tony, cioè porto sempre un esempio che è un case study dell'Università del Massachusetts che praticamente ha rivelato che nella fascia di età che varia dai 5 ai 15 anni, sia maschi che femmine, ormai in America come primo sport scelgono il soccer e non Giusto. più il basketball. Sì. Quindi adesso Tony me lo conferma. Lo studiai 2 anni fa in università qui in Scozia e questo fu un dato che mi colpì moltissimo. Questo secondo me significa che entro il 2000, 2000 facciamo 2034, magari un altro paio d'anni, secondo me le USA hanno una grandissima capacità di cercare di arrivare nelle prime quattro nazionali di tutto il mondo ai mondiali, perché stanno crescendo dei fucini di talenti molto importanti, perché ci sono delle infrastrutture che sono molto sviluppate, soprattutto in America, perché ci sono degli investitori seri, perché tutto quello che genera business e marketing è vista in una maniera che in Italia non vedono. Soprattutto i calciatori che attualmente non hanno magari quei dettami tecnico-tattici, perché non sono dei talenti puri, come diceva Tony, sto notando man mano che gli anni passano che si sta sempre di più raffinando questa tecnica. Quindi, secondo Ma me. questo già succedeva poi un ventennio fa, perché io ricordo quando gli Stati Uniti riuscirono a passare un girone eliminando ai mondiali del 2002 il Portogallo di Figo e Rui Costa, quindi insomma vanno sempre più in progressione. Però, Franci, il problema è che non, il calcio europeo attualmente, ovviamente, a parte la Premier League, secondo me è un campionato che è un calcio che dal punto di vista tecnico-tattico sì, è ottimo, però dal punto di vista dell'Accademia, a parte, ripeto, l'Inghilterra, non genera talenti. E in America si stanno generando talenti perché investono nelle cosiddette academy perché ci sono delle figure anche che ruotano intorno ai calciatori che praticamente stanno facendo potenziare il calciatore che parte dall'academy e quindi poi il talento cristallino
arriva, o nasci oppure ci diventi. Io faccio sempre come esempio, porto sempre ad esempio il mio amico che Davor conosce, Luke Lawrence, che è il Development Athletic Coach della United, e lui mi ha detto che questa figura è arrivata nell'Accademia dello United perché è stata una figura che viene dalla MLS. È vero, quindi, sì. Quindi vedi, quindi questa è una figura importata da un modello comunque a un europeo totalmente differente, perché cosa va a fare? Va a enhance, va a rilanciare praticamente le prestazioni dei giocatori che possono essere sia ad Academy che in prima squadra. Ecco, ora, quando in America tutti i giovani adesso scelgono il soccer come primo sport, e comunque già sappiamo che il calcio femminile, ovviamente vicendo il mondiale, è lo sport principe per quanto riguarda le femmine in America, a parte la Rapinoe, comunque tutte queste figure che hanno influenzato il mondo del calcio anche in Europa. Il problema sono i soldi. Cioè, Franci, in America hanno le infrastrutture, investono, generano con i budget. Stiamo parlando sempre dello stato più ricco al mondo. Comunque, Franci, io volevo fare una burocrazia non come quella europea, così, italiana. Non è così. Loro hanno un modello di business, parte la burocrazia, ma soprattutto investono in infrastrutture, in accademie che sanno che diventano dei fenomeni. Io ti faccio sempre un esempio, Franci. A Calgary in Alberta, in Canada, sì. I Rangers hanno aperto una scuola, perché io vivo qui a Glasgow, hanno aperto una scuola, un Rangers Club. Sai quanti giocatori ha portato a Calgary, quanti giocatori sono arrivati in Scozia, che potrebbero diventare fortissimi? In 11 l'anno, arriva una squadra l'anno da Calgary, e quelli della Scozia vanno a Calgary per cercare di boost il CV, cioè quindi praticamente per fare molta più esperienza. La Scozia che sta colonizzando il Canada calcisticamente parlando, nella fattispecie Rangers. Però Franci, allora, per esempio Scottie Arfield, che Tony conoscerà, è il capitano del Canada, è una leggenda qui nei Rangers, capito? Perché comunque è un calcio che è molto simile. E cosa vogliono fare? C'è anche il terzino Johnston, che gioca bravo. Celtic. Del Celtic, bravissimo. Ralston, vicino al Torino, cercando a Torino. Cosa vogliono fare loro? Vogliono copiare il modello americano, e ce la faranno. E cosa vuole fare la Premier League? Sta copiando il modello americano, ovviamente. Allora, interconnettiamo l'Inghilterra, la Premier League all'MLS, perché tra le altre cose oggi è uscita anche una notizia, perché Frank Lampard potrebbe ripartire proprio dagli Stati Uniti, dopo le esperienze non molto felici all'Everton e l'ultima al Chelsea, dopo essere tornato ai Blues. Per lui si è fatto, cioè, la voce relativa alla panchina di Charlotte. Tony, che cosa ne pensi? Può essere una giusta rampa di rilancio per Lampard, oppure tu l'avresti vista ancora in Europa? Certamente tu, da persona che sponsorizza il calcio americano, sarei contento anche di vedere un grande campione come Frank Lampard, che poi ha finito la carriera lì perché giocava nei New York City. Sì, lui ha fatto bene come da giocatore nei due anni che è stato qui in New York City. Come allenatore in Europa è difficile, anche se ti chiami Frank Lampard, soprattutto nel calcio inglese, che sia Premier League, Championship, League One, è difficilissimo. Io credo che lui possa rilanciare una carriera differente, perché un allenatore che va negli States, poi è difficile che possa fare una grande carriera in Europa. Guarda Klinsmann, quando andò a allenare la nazionale, praticamente si è bruciato per il calcio europeo. Bruce Arena, il coach più famoso, Bradley, Bob Bradley non ha mai allenato al Fulham, che poi non andò neanche tanto male, però gli allenatori americani non sono così ben visti. Ma lui potrebbe fare bene qui, soprattutto a Charlotte, che è una franchigia nuova, sono due anni che ci sono, hanno un grande pubblico, portano 40-50 mila persone ogni partita allo stadio. Secondo me può insegnare calcio e può lavorare tranquillamente, questo è il fatto. Però, diciamo, non credo l'aspirazione di Frank Lampard sia di fare il coach in MLS. Però magari di fronte soldi. Prima parlavamo di Lewandowski, che a giugno potrebbe andare all'Al-Hilal, quindi insomma, poi sul piatto della bilancia magari mettono
5-6 milioni, Lampard magari ci pensa, perché poi per tornare in Premier League se si libera... Assolutamente, ma non si sarebbe aspettato quando ha iniziato la carriera allenatore, ok, voglio andare in MLS. Ovviamente ma ora, certo, per come sono andate le sue cose, è una grande opportunità, una grande vetrina, però ovviamente Lampard e le sue carte se le giocate in Europa. Sì, che tra le altre cose poi al Chelsea era partito anche bene nella sua prima esperienza lì, perché aveva lanciato i giovani, aveva lanciato Tammy Abraham, quindi insomma Mason Mount, quindi insomma non è che aveva fatto male nella sua prima esperienza al Chelsea. Poi insomma all'Everton, e quando è tornato poi in una situazione difficile al Chelsea, dove non avrebbe fatto bene neanche uno stregone in quel Chelsea lì, insomma poi è andata come è andata. Visto che hai nominato Cosmos, io poi è una domanda da $1 milione che praticamente ho fatto a tante persone che vivono il mondo americano, vivono il calcio, ma perché questi Cosmos, che ha fatto la storia della ASL, quando c'è, cioè, con Beckenbauer, con Chinaglia, con Romerito, con Pelé, soprattutto con Pelé, con tutti i grandi giocatori che hanno giocato, non provano a iscriversi all'MLS. Tu che magari stai lì, magari sei molto molto allora, più addentrato di noi. Sì, so molto bene la storia dei Cosmos e soprattutto l'attuale situazione. Ovviamente Rocco Commisso è il proprietario. I Cosmos non possono andare in MLS per un semplice motivo: hanno tutto per andare in MLS e tutto per essere il club più famoso degli Stati Uniti dell'MLS. Però c'è una lawsuit tra Rocco Commisso, Riccardo Silva, contro la federazione americana. Una causa pendente, signor. Sì, una causa. Perché questo? Perché quando nel Soccer Ex di 2 settimane fa ho parlato con l'ultimo commissioner della NASL, l'ultima NASL dove c'era Raul Senna Amauri, che è fallita perché la federazione americana gli ha levato lo status di Second Division per darlo alla USL Championship, che è collegata all'MLS, è una questione politica. Quindi da lì Rocco Commisso e Riccardo Silva hanno fatto una causa, perché entrambi i club giocavano nella NASL, una causa che costa tanti soldi, una causa che ora a dicembre, ora sì, c'è il trial, quindi da lì è una causa che dura 6 anni, che sta durando 6 anni, quindi da lì possiamo vedere quello che succede, soprattutto una causa sulla promotion relegation anche, quindi ovviamente il commissioner dell'MLS non prenderà mai in considerazione i New York Cosmos come squadra della MLS, ed è un peccato. Ed è un grande peccato. No, ma io non ti dico di schierarti perché non ti voglio mettere in difficoltà, però ti faccio una domanda molto semplice in base a quella che... No, vabbè, dai, non è carino, però ti dico, io penso che il calcio debba essere meritocratico, almeno il calcio per come lo vivo io, per come lo viviamo noi, quindi poi secondo me dovrebbero esserci anche le promozioni e le retrocessioni, così almeno poi merita va e chi non merita scende. Assolutamente, come in tutto il mondo. C'è una questione politica molto grande, molto grande. La questione politica è che la Federazione degli Stati Uniti e l'MLS sono una sola cosa. Quindi è una aspetta sola un attimo, cosa. Aspetta, ti faccio finire. Da giorno è diventata notte, da Miami sembra Gotham City adesso. Vice City, è uscita, Vice City, GTA. Sì, è diventato notte, sì, ora sono le 6. Quindi dicevo, c'è una... la MLS e la Federazione sono insieme. E che succede? La CONCACAF ha una 60 di squadre di nazioni affiliate, e queste nazioni affiliate, come possono essere le US Island Virgin, British Virgin Island, la Nicaragua, la Guyana, hanno un voto, potere di un voto. Quindi gli Stati Uniti sono fondamentali per le elezioni di qualsiasi presidente della FIFA, perché gli Stati Uniti controllano i voti di queste altre nazioni. Se tu vedi, Infantino non è andato mai contro la federazione americana per promotion relegation, perché qui ci sono squadre che vogliono promotion relegation, soprattutto le squadre di campionati minori, però è una questione politica, non si farà mai, poi mai dire mai. Dall'altro canto capisco che l'ultima franchigia americana dell'MLS è stata venduta a San Diego nel 2025, iniziano a 500 milioni, più devi fare uno stadio di 400 milioni da 25.000 posti, più devi iniziare le operation, quindi è un $1 billion business. Metti che il primo anno ti va male, vieni giù e vieni a giocare contro di noi, che giochiamo vicino Miami, abbiamo uno stadio da 3.000 posti, capisci? È anche una questione di business.
Però io sarei per aprire almeno dalla quarta divisione alla seconda, promozione e retrocessione, e ci sarebbe il boom definitivo del calcio americano. Tony, ti vuoi fare una domanda? Che poi mi sono venuti in mente quei giocatori che avevo detto. E volevo sentire cosa ne pensavi di Aiden Jarvis, di Alexandre, il difensore centrale, e di De Souza. Allora, ti dico la verità, non li ho visti molto, quindi non ti posso dare una risposta tecnica, perché li conosco di nome, però non li ho visti giocare, non li ho visti molto. Quindi ti cambio la domanda, mi dici tu che ne pensi, così me li vado a vedere. Allora, guarda, Jarvis, mi ricordo, vedi una partita del... che lui ovviamente gioca nell'Under con Julian Hall, poi vabbè, Jarvis comunque sta nei Red Bulls, però, minchia, mi ricordo Jarvis, è un centrocampista di geometrie che è devastante. C'è uno che fa un box to box, bello, non so, comunque lui nel 2006, non più giovanissimissimo, però comunque 18 anni l'anno prossimo, però interessante. Mentre con Alexandre c'è un fisico che poi anche lì, un po' come dicevi tu, no? Il fatto del, per quanto riguarda il background di altre nazionalità, perché se non erro Jarvis è di Barbados, Nicaragua Barbados, e Alexandre perché sei di origine brasiliana, come anche De Souza, quindi mettono quel, no, quel DNA calcistico diverso rispetto, come aveva detto lui per i canadesi prima. Sì, è fondamentale. Alexandre mi ricorda tipo Lucio, pare che una bella bestiola anche lui, però mica è uno che in avanti ci va, e che adesso non so, mi pare che stia quando 17 o 18, mi ricordo. Però allora, dobbiamo vedere se questi giocatori sono pronti per fare il salto, perché un conto è giocare nei Red Bulls, che hanno perso, esatto, la prima fase dei playoff 5-0, non c'è stata una contestazione, nulla, proprio allo stadio ormai sono scese anche le persone che vanno a guardare le partite dei Red Bulls, quindi figurati. È un conto poi andare anche in un campionato olandese, dove comunque il calcio è il primo sport, quindi è questo secondo me il passaggio fondamentale. Io vorrei farti una domanda invece, Tony. Parliamo della tua attuale squadra, no? Del Miami United. Com'è la vita di GM lì? Cioè, ti piace? Ovviamente sì, però dico, in termini di pressioni, secondo te, com'è? Allora, le pressioni derivano non dalla tifoseria, non dai risultati, le pressioni derivano, è come se sei un general manager di un'azienda. Quindi le pressioni derivano dai risultati che porti, i risultati a livello sportivo che non sono in primo piano, sono soprattutto i risultati a livello economico, di marketing, di player trading. Quindi le pressioni sono più esterne che interne, però siccome noi la viviamo a livello come mentalità italiana, perché anche la proprietà è mezza italiana, quindi noi puntiamo anche molto sul risultato. Quest'anno abbiamo fatto 7 partite in campionato, 7 vittorie, abbiamo fatto 3 turni della Coppa e ci siamo qualificati nel tabellone principale, e se a gennaio siamo fortunati possiamo giocare contro Inter Miami in sorteggio. Quindi noi vogliamo anche che ci sia pressione, noi ci mettiamo autopressione a livello di sportivo, però le pressioni vengono a livello di conti, a livello economici, a livello di vendita. Come è gestito il club? Nel senso, cioè, noi sappiamo che c'è, per esempio, tu sei il GM, ok, però cioè, l'owner, il cosiddetto owner, ha un peso importante, come, certo, ce l'ha, per esempio, sì, in Europa, oppure ci sono dei fondi? Come è gestito? Ecco, allora, noi abbiamo l'80% in mano al presidente, all'owner, e poi abbiamo un 20% che è entrato un fondo argentino che poi vorrà in futuro comprare la maggioranza, e tutto questo è successo dopo l'annuncio di Messi a giugno annuncio Messi, 2 giorni dopo mi hanno contattato un fondo argentino, e a settembre abbiamo chiuso la trattativa per il 20%. Quindi il nostro owner, che è italo-americano, innamorato del calcio, lui è molto attivo, quindi lui lavora, non è un owner di facciata, quindi mette i soldi ma anche lavora. Poi abbiamo io che sono il general manager, abbiamo poi il marketing, abbiamo l'amministrazione, segreteria, e poi abbiamo la parte tecnica, quindi abbiamo il direttore sportivo, direttore tecnico,
allenatore e poi tutta l'academy. E in termini di non contenuti? Siamo molti nel front office, siamo okay, 8 persone, siamo, che però qui per dove siamo noi sono tanti, perché ovviamente non abbiamo il lavoro, il business dell'Inter Miami, che sono 200 persone in totale. Quindi. In però di siamo organizzati... Tony? Sì. In termini di contenuti, no, poi scusa se ti interrompo. In termini di contenuti invece, come creazione, che ne so, per varie piattaforme social, perché ho visto che comunque su Instagram avete quasi 22.000 follower. Visto. Sì, 22.000 follower tutti reali, e abbiamo sì, perché poi vedi altre squadre hanno 30.000 follower e 2 like. Noi ci teniamo a dirlo tutti reali. Abbiamo avuto il boom dopo Adriano. Noi abbiamo facciamo outsource. Per quanto riguarda mi ha bruciato la domanda, perché gli volevo dire anche di Adriano che è stato lì, anche se poi purtroppo la sua esperienza nel Miami United non è andata come tutti si auguravano, perché ci si aspettava valanghe di gol, Adriano non fece neanche un gol, però a livello prettamente di marketing ha fatto fare un'impennata social. Sì, ve la racconterò. Per rispondere alla domanda di... Nel 2016. Noi abbiamo outsource per quanto riguarda le grafiche, quanto riguarda la strategia, perché... come club non possiamo, con il nostro business plan non possiamo permetterci un'agenzia locale, ci costerebbe tantissimo, quindi facciamo outsource, facciamo in Brasile, Argentina, e ora stiamo contrattando una PR company locale che ci aiuterà con i contenuti, ci aiuterà anche a livello di comunicazione. Quindi per ora dobbiamo fare outsourcing, perché abbiamo preferito investire questi soldi a livello tecnico.